Durante la seconda metà degli anni Ottanta maturò in noi l'idea di mettere su una band. Erano gli anni del dark e dei paninari. In provincia la passione per la musica ti veniva tramandata da quelli più grandi di te. Allora la musica italiana non mi piaceva più di tanto. Ascoltavo i Depeche Mode, gli U2, i Cure, i Sex Pistols e i Ramones. Tuttavia, dopo aver visto la videocassetta con soregistrato Casorato Rock, ovvero la seconda edizione del Rock Target Italia, datata 1987, rimasi colpito da quelle nuove prospettive musicali riguardo il rock cantato in italiano. In quell'edizione c'erano i De Novo, i Moda, gli Avion Travel, i Timoria che vinsero, ma soprattutto i Litfiba, con Gianni Maroccolo al basso. Il giornalista Massimo Pierrotta era in giuria, mentre Ruvido fra il pubblico. Allora non conoscevo ancora Ruvido, ma l'avrei conosciuto qualche anno dopo, in quelli che oggi mi piace ricordare come gli anni 90 del bar Tabacchi di Via Larga, numero 8. Il Ruvido nella metà degli anni Ottanta era un baldanzoso, baldanzoso c'è la battuta con il mio cognome, non l'avevo fatta a caso. Facevo parte di quella realtà dei 15, 17enni, 18enni che si buttavano sulla strada delle fanzine, per cui anch'io facevo parte di una redazione di una fanzine di Saronno, e nello specifico io però mi occupavo, cercavo di occuparmi di più della distribuzione che consisteva nel lasciare magari in conto vendita in negozi di tendenza, chiamiamolo così, ai tempi si chiamavano negozi di tendenza, lasciare appunto la fanza, per cui si passava dallo Zabriskie Point, negozio di dischi, piuttosto che Buscemi, ai negozi d'abbigliamento, i vari Corneys, Inferno e Suicidio, perché c'era anche il periodo del dark. C'era un negozio a Milano dove ci si andava a vestire, che si chiamava Inferno e Suicidio, in via Torino. I camerini erano dei confessionali. Sì, era bellissimo. E lì c'erano dei fanzine da ritirare al momento, oppure si andava alla Caru o a un giro, insomma. Sì. Praticamente ci teniamo in contatto con tutto l'ambiente di web senza neanche volerlo, ma... Beh, le fanzine sono state un momento incredibile, perché... a parte una quantità incredibile di fanzine, cioè, di tutti i tipi, dal punk al garage, ogni genere aveva le sue decine di fanzine, personaggi che si dedicavano tutti i giorni a scrivere articoli, ad ascoltare cassette. Allora, fanzine, Moribond è death metal, Moribond? La mia preferita è Pinhead Generation, o il Mondo Skinhead, un po' il Mondo Skinhead parmigiano, e poi sono sparite, subito sparite. Sì, quando andavi da Zabriskie erano in bella mostra, le prendevi, comunque erano, cioè, erano il Twitter o il Facebook di adesso, le fanzine, caspita. Sì, però con tempi dilatati. Era una cosa fantastica, se volevi sapere qualcosa di quel gruppo punk svedese lo leggevi lì. Equivalente dei social network di oggi, basta pensare ai blog musicali che sono nati appunto con l'avvento di internet. Come paragonare la pittura alla fotografia, cioè sono belle tutte e due, cioè, la pittura erano le fanzine e la fotografia, esatto, era comunque la cosa digitale, adesso più immediata, ci metti un secondo a farla anziché metterci un anno a fare un quadro. Il fascino è lo stesso, mettere il fascino della carta fotocopiata, sì, e graffettata a mano, che magari c'è la mamma che ti dà una mano a graffettare la fanzina. Chi ce li ha? Io ce li ho tutte. Oggi potremmo dire con sicurezza che l'ultima grande fanzine, che in qualche modo chiude anche l'epoca delle fanzine prima che iniziasse appunto l'evoluzione digitale della faccenda, era il bollettino del Consorzio Produttori Indipendenti, il Maciste, che era molto di più in realtà di una fanzine, perché era anche un bollettino dove si poteva poi comprare i dischi dell'etichetta attraverso appunto per corrispondenza. Il Maciste è nato anche per dare la possibilità, soprattutto alla provincia italiana, di conoscere le attività che facevamo, di rendere anche disponibile il materiale che pubblicavamo e soprattutto di creare una sorta di factory virtuale, che poi sono arrivate dopo con internet. Non dico che conoscevamo tutti 30 e passa mila, sono arrivati a quasi 50.000 verso la fine gli abbonati al Maciste. Per noi era uno sforzo incredibile perché era gratuito, arrivava a tutti nelle case di tutti gratis, però ci ha dato la possibilità di crescere insieme alle persone che ci davano la possibilità di sopravvivere, di fare queste cose. Per di più il Maciste, ribadisco, è la vittoria proprio in assoluto dell'artigianato e della provincia contro la grande città e la grande distribuzione già allora. Ora è ancora meglio, perché io sono reduce da una serie di esperienze fatte in crowdfunding dove levi i distributori, levi l'editore, levi la major, levi il giornalista che fa non mandi niente, ti stampi un disco da solo, decidi un disco o altri progetti eccetera, ne parli con chi è interessato a quel tipo di cose, se si trovano intenti per costruire insieme, si salta tutto. Io faccio il musicista, te che sei interessata alla mia musica, ti arriva il CD da casa mia, finalmente. Io ero tornato da Londra nel 92. Insomma, si sentiva che c'era tanto fermento, tanta voglia di ascoltare musica, scoprire nuovi gruppi, tutto l'indie che arrivava dall'America, dall'Inghilterra, e c'era un gran fermento anche a livello di posse, di gruppi, di autoproduzioni, di demo. E allora decidemmo di aprire Fridge, il negozio di dischi, che è stato per tanti anni a Milano un punto di riferimento per tanti gruppi. Poi alla fine i negozi di dischi a Milano li potevi contare sulla punta delle dita, cioè Fridge, Zabriskie, Psycho, Ace, Supporti, pieni di fermento, con gente che si faceva anche il tour di tutti i negozi il sabato pomeriggio perché a te era arrivato quel disco che a quell'altro ancora non era arrivato. Zabriskie Point era un punto che poi all'inizio era più un punto di ritrovo che un negozio di dischi, era un negozio di dischi che era vicinissimo a Duomo. Via della Valle, no, esatto. Allora prima era all'inizio di via Torino, però non c'era Stivalli, c'era un altro tipo, poi lui l'ha rilevato e si è spostato in via della Valle. No, della Valle, non sì, no, era in via della Valle, giravi vicino a via Torino. Era un punto di ritrovo. Assolutamente. Era un punto di ritrovo. Tra l'altro noi lì abbiamo portato il nostro primo vinile. La cassetta del nostro primo vinile infatti è stato prodotto dalla TDOR. Esatto, con Steve ci siamo trovati che era la mecca, era comunque la mecca, sì, ma di chi seguiva un certo genere. Esatto, era soprattutto un ritrovo, andavi lì di fuori, ti bevevi la tua bella birretta, prima magari passavi da Piazza Vetra, passavi dalla vecchia Senigallia e tutto quanto, comunque era il ritrovo, era comunque uno dei pochi posti dove potevi prendere il disco degli indigesti, il disco dei peggio punk e tutto quanto. E poi era, cioè, il bello della trasgressione. Avevamo 16-17 anni, prendere il treno il sabato pomeriggio, mi ricordo ancora il treno, si poteva fumare sopra il treno, sai, le prime sigarette. Per comprare un disco ci mettevi tipo 4 ore. È vero. però era bello così, sì. Amicizie che durano ancora adesso, infatti. Ancora adesso, anche se non ti vedi, però vedi ogni tanto gente che veniva lì e poi da lì nascevano anche i gruppi, le collaborazioni, ma tu suoni il basso, ok, ma di dove abiti? È in Brianza lì, ok, ci troviamo. Cioè nascevano i gruppi, nascevano proprio lì. Sì. Noi diciamo che abbiamo concepito il negozio come punto d'incontro, appunto, dove la gente, anche se non veniva a comprare il disco, però veniva ad ascoltare un disco che era appena uscito, poi magari lo comprava il mese dopo quando aveva i soldi, oppure se lo faceva registrare da qualcuno. E punto d'incontro di musicisti, di ragazzi, quindi musicisti che venivano a presentare il loro disco, cioè sono venuti da Italiani, Paparichi, 99 Posse, a tutti i gruppi stranieri che venivano a suonare in Italia, quindi sono passati Sonic Youth, Beck, Michael Franti, Motor Psycho, Rage Against the Machine. Passavano di là, presentavano il loro disco, compravano dei dischi, si mettevano lì a spulciare in mezzo al vinile ed erano momenti comunque carini, particolari, perché avevi modo anche di conoscere l'artista giù dal palcoscenico per quello che era, farci 4 chiacchiere, berti una birra insieme. Il Fridge era sempre pieno di birre, quindi. Nel 1987 chiude il Virus di Milano e i centri sociali in qualche modo cambiano pelle. finisce l'epoca della musica hardcore e incomincia questo nuovo fenomeno tutto italiano chiamato, appunto, denominato posse. La posse era un incrocio tra l'hip hop americano e il ragamuffin, però con un gusto tutto italiano, con i testi molto politicizzati, e era il sound dei centri sociali. E diciamo che forse la particolarità delle posse era che, beh, ovviamente la realtà dei centri sociali e dei posti occupati, o comunque dei posti dove si faceva della cultura alternativa, quella che era di sistema, che poi non c'era, quindi si faceva della cultura, appunto. La caratteristica è sempre stata quella di essere molto legata ai fenomeni sociali del momento, ai contesti, per cui per parlare appunto di Milano, la realtà del Virus ovviamente primi anni 80, fine 70, primi 80 era legata al movimento punk. Periodo del post-punk, se vuoi, la seconda ondata, metà anni 80 del punk, e poi sono arrivate le posse, diciamo che erano una branchia. Forse le posse si distaccavano perché era un fenomeno musicale nel contesto sociale che era comune, tutto originale, inventato in Italia. Era, se vuoi, era questo mischiare quello che era l'hip hop, che però c'entrava di riflusso, insomma. Tanto è vero che un film di Salvatores, che lui è sempre stato molto attento a queste cose, Sud, la colonna sonora è impregnata completamente di questa musica che era il fenomeno di quel periodo. C'è chi ha detto che, non so se è giusto o sbagliato, che gli anni 90 sono gli anni 60 ribaltati. In un certo senso è vero, nel senso che, come dire, negli anni 60 e negli anni 70 sono state probabilmente le generazioni del noi, mentre gli anni 80 e gli anni 90 sono state le generazioni più dell'io, per forza di cose. Diciamo che negli anni 60 e negli anni 70 a farla da padrona per quanto riguarda le vicende musicali sono i festival all'aperto, no? I festival famosi pop, il famoso festival di Renudo, eccetera eccetera. Negli anni 80 invece si cambia un po' la tendenza, anche il modo di usufruire e di proporre musica. Nascono i primi rock clubbing sul modello inglese, che prima in Italia non c'erano, oppure erano delle mosche bianche. Il rock italiano negli anni 90 forse diventa anche più mainstream, però diventa più adulto e lucido, cambia lingua, è costretto di fatto a cantare in italiano se vuoi portare a casa qualcosa, ma praticamente l'inglese viene più o meno abbandonato da tutti, no? C'è solo una piccola nicchia legata al garage rock oppure al punk, però se si parla di numeri è veramente ininfluente. Poi se pensi ai gruppi punk che hanno avuto hanno fatto così cassa di risonanza, penso ai Punkreas, così cantavano in italiano. Seguivamo gli UTEZ, che facevano del rock demenziale, musicisti incredibili. Niente, dopodiché abbiamo detto, ma facciamo anche noi un gruppo, cominciamo anche noi a suonare. Si andava lì un cavallo a vedere i concerti, perché c'era l'amico Lemmy con la macchina e quindi ci portava lui. È logico che in quel periodo lì vai a cercare le amicizie dove si suona, vai nei locali l'Ideal di Magenta dove si suonava, quindi ti crei una compagnia che il leitmotiv di tutti i discorsi è la musica. Quello che diceva il Cipa, in provincia c'era poco o niente, noi eravamo diventati appunto dei grandi fans di Oltretanfo e le Zaffate, che riuscivano ad andare in questi piccoli localini che c'era una Magenta, comunque c'erano non c'era moltissimo, se volevi vedere dei concerti comunque andavi a Milano. Ma la zona era penalizzata sicuramente, la zona, diciamo, provincia di Varese, quindi Gallarate, Busto, Tradate, parlo di questa zona qua. Io non mi ricordo di aver mai visto un concerto, neanche di forse qualche concerto blues. Il Festival Rock della Valle Olone e dintorni, a Rescaldina nel 1987, era promosso dal Circolo Arcercario, Circolo culturale di Rescaldina, di cui io non ero presidente. L'obiettivo del festival era molto semplice, quello di dare la possibilità ai vari gruppi rock di vario genere che suonavano nella nostra zona, l'opportunità di suonare su un palco decente, con un impianto decente, con delle luci decenti e con un pubblico abbastanza numeroso. E penso che almeno per i primi 5-6 anni la cosa abbia funzionato davvero così. C'era l'idea di dare questa opportunità, ma anche quella di creare dei momenti di incontro fra i vari gruppi, momenti di incontro in cui si potessero anche confrontare. Quello era un periodo in cui non è che c'erano molti locali dove si poteva suonare e spesso i gruppi suonavano nelle loro cantine e basta. E col Festival Rock invece c'è la possibilità di farsi sentire, ma anche di sentire gli altri gruppi. La cosa che ci piaceva molto del festival era proprio questo fatto, cioè che i vari gruppi, anche se suonavano tutti ma generi diversi, però si ascoltavano tutti. E la cosa bella è che alla fine capitava anche che, finito il Festival Rock, c'erano gruppi che si fondevano, perché tu bassista vieni a suonare con me, ma che bello queste cose che avete fatto, è capitato queste situazioni. Sono capitate anche situazioni in cui i gruppi hanno anche fatto carriera poi, da noi non è che hanno cominciato da noi proprio, però i primi concerti, i Punkreas, li hanno fatti da noi, le pornoriviste e altri gruppi meno famosi, però questi sono diventati abbastanza famosi. Nelli Claudio, Caccia Angelo, Mantegazza Gabriele, Belloni Claudio e Gini Massimiliano. Era uno degli appuntamenti più importanti che c'erano quest'anno. Era il Festival dell'Olona Valley. La cosa ancora l'ha ricevuta, abbiamo pagato 30.000 lire per poter suonare, perché questi dovevano stampare i manifesti. Esatto. Del Festival Rescaldina in entrambe le edizioni ricordo una cosa molto piacevole, al di là delle classifiche che erano sempre ultimi, perché eravamo in dissonanza totale con il resto della truppa, gli altri gruppi. Però c'era la cosa bella è stata proprio conoscere tutti questi giovani che come noi volevano dare un messaggio attraverso la musica. È stato bellissimo, ho conosciuto gente che poi ha continuato, ad esempio come diceva Pasca, dopo di noi la prima volta hanno suonato i Punkreas. Io ricordo il bassista che cercava disperatamente di accordare il basso ma non ci è riuscito. Probabilmente i primi anni 90 hanno visto in provincia la nascita delle sale prova. Le sale prova sono state un fenomeno in quegli anni, hanno generato dei club, delle fratellanze di musicisti che fino a quel momento suonavano nei garage, nelle cantine, così tutti scollegati l'uno dall'altro come dei PC scollegati dalla rete. Quando è capitato a noi è stato come aprire una finestra sul mondo. Abbiamo conosciuto gente diversa, gusti diversi, modi di fare e di vivere la musica diversi. Ed è nato qualcosa di speciale, qualcosa che poi, vivendolo all'interno di questa sala prova, nell'esercizio della gestione di questa sala prova, non è stato voluto, pianificato. È nato da una combinazione di fattori, è durato quello che poteva durare. E abbiamo scoperto sulle pagine gialle, perché siamo andati a cercare così, se esistevano delle sale prove. Questa sala prova, West Studio, Gislà. Allora siamo andati là, a vedere com'era, cos'era, cosa significava, e c'erano dentro gli amplificatori, proprio quelli testa e cassa, Marshall, la batteria, due microfoni, la sala tutta insonorizzata, e ho detto cazzo, è una roba che neanche ci immaginavamo che potesse esistere. E quindi abbiamo iniziato a provare lì e molti gruppi della zona di lì, tipo specialmente Saronno, si rivolgevano a quella sala lì, quindi lì sono nate tutte delle conoscenze, specialmente proprio 91-92, 93, diciamo, comunque 91-92, anche amicizie che poi ancora, diciamo, sono rimaste, poi miscuglie anche nel gruppo, diciamo, personaggi che hanno suonato poi anche nei Black Vomit o che ci hanno aiutato nelle canzoni, tipo Borroni, che era uno che lavorava in sala prove lì, Giovanni Borroni, e praticamente ha suonato la chitarra in tutto Nausea Da Punk, provando la mattina. La mattina abbiamo fatto le prove, a mezzogiorno, quindi siamo andati lì e abbiamo fatto il disco. La sintesi di quello che dicevo prima, secondo me, per quella che è la mia esperienza, l'esperienza di chi come me ha condiviso quegli anni in quella sala prova, è Nausea Da Punk del Black Vomit. È un disco realizzato in condizioni di urgenza, in cui prima persona sono stato coinvolto come risorsa dell'ultimo momento, a cui hanno collaborato persone di estrazione musicale totalmente diversa, forse anche incompatibile. Quando uscì l'album, il vinile, portarono lì negli scatoloni proprio alle sala prove. Siamo arrivati lì noi, c'erano lì gli altri gruppi e ci hanno applaudito e noi siamo rimasti un po' lì. In realtà l'applauso era dovuto al fatto che eravamo il primo gruppo lì che faceva una cosa reale, il disco, quello che è il sogno di ogni gruppo. Saronno, la musica in quegli anni era legata a qualche gruppo che soprattutto faceva rock, hard rock, come se non fossero esistiti gli anni '80, e questa era una cosa che non poteva rappresentare la realtà. Gli 70 avevano una loro storia, noi che siamo cresciuti, nati negli anni 70, inevitabilmente eravamo più affezionati a musiche che erano differenti, e perciò dai movimenti punk, new wave, a quello che poi sono stati gli anni 90 nella musica, per come si sono evoluti, la musica hard rock non era più di rappresentanza, perciò si erano creati 2 o 3 gruppi, tra le quali le Luci Rosse. Varese aveva, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, una situazione molto vivace, ma limitata al liceo. Attorno al liceo artistico si erano creati una serie di gruppi e anche una serie di ospiti che il liceo artistico non lo facevano o non lo frequentavano. La cosa interessante è che anche nello spazio di 20-30 km, come era la distanza tra Varese, Busto, o Varese, Legnano, era profondamente diverso il modo di suonare e l'atteggiamento verso la musica. Più ti avvicinavi alla zona industriale di Milano, cioè Legnano, Busto, questi Parabiago, Ro, e più c'era un'urgenza punk, sporca, rumorosa, anche molto iconoclasta, mentre spostandosi verso la mia zona c'era un'idea differente, meno industriale, più bucolica. Come ricordavi tu, arrivando comunque da una radice operaia e tutto quanto, comunque una settimana che facevi di lavoro, compreso sabato mattina, avevi voglia comunque di di uscire un attimo da quello che erano i canoni appunto industriali, così provinciali, cercavi sempre di più, magari ti avvicinavi appunto ai posti come Zabriskie a Milano e tutto quanto, però la rabbia veniva appunto dalle nostre radici di operai e tutto quanto, che sono radici che purtroppo adesso mancano, perché, e mancano molto. Questo locale che vedo per la prima volta era gestito da due simpaticissimi personaggi, Giorgio e Alberto, che organizzavano nei weekend appunto dei concerti, per cui gli propongo una sorta di direzione artistica. Una descrizione per chi non conoscesse il posto: era un vero e proprio bartabacchi, per cui il nome era naturale e anche super descrittivo dell'ambiente. Per cui entrando all'ingresso vedevi un piccolo bancone sulla destra, ricevitoria e tabacchi sulla sinistra, e apparentemente era uno dei normalissimi baretti di Milano, se non che nascondeva il tesoro, diciamo così, era nascosto al piano di sotto. Per cui questa rampa abbastanza ripida che a metà, prima di portarti nello scantinato, che sembrava un po' il cave, veramente aveva un odore, un sentore di locale underground inglese. La location giù da basso era molto particolare perché era una L, strettissima e quindi anche abbastanza disagevole, e una delle due gambe della L era occupata da un biliardo, da un tavolo da biliardo. Sono tutti micro aneddoti che magari faranno sorridere chi appunto conosceva il posto. Insomma, per farla breve, non era la struttura ideale per fare musica dal vivo, però perché in pochissimo tempo insomma, è diventata abbastanza rinomata nell'ambiente milanese, perché era particolare, perché si respirava un ambiente diverso, perché la volontà era quella di creare comunque una situazione un po' diversa da quelle che c'erano di consueto nell'ambiente milanese, dove si poteva fare musica dal vivo, dove si poteva vedere una certa musica al vivo, chiamiamola così, alternativa, erano pochissime. Una struttura in centro, completamente in centro, in via larga, che offriva l'opportunità di vedere un concerto di musica dal vivo, con magari, anzi, se non ricordo male, quasi sempre più di due gruppi, minimo, 2 o 3 gruppi c'erano ogni sera, con un ingresso tutto sommato molto popolare, perché se non ricordo male i concerti, quelli un po' più blasonati, diciamo così, se blasonati possiamo dire, l'ingresso era qualcosa tipo 10.000 lire con 2 consumazioni, insomma. Il primo ricordo che ho del Bartabacchi è che andavo lì con il mio Doberman dopo aver chiuso il negozio, si scolava tutti i bicchieri di birra che erano poggiati fuori sul marciapiede. Incomincia a essere frequentato da gente che poi ha fatto il movimento musicale milanese, italiano e non solo, cioè, tanto per fare un esempio, nel giro di pochi mesi si esibiscono a Bartabacchi di Via Larga gli After Hours, piuttosto che il Carnival of Fools di Joe, poi diventati la Cruz, il Circle of Karma, poi Karma. ricordo che quando, perché nel frattempo lavoravo, facevo l'impiegato in un'azienda, facevo bolle, fatture, queste cose qui, poi partivo... dopo aver timbrato il cartellino partivo alla volta di Milano e nel sedile del passeggero avevo sempre puntualmente questo scatolone che raccoglievo settimanalmente dal locale che mi lasciava Alberto. Era uno scatolone con dentro almeno una ventina, forse di più, di demotape a settimana, arrivavano veramente da tutta Italia, per cui nella strada che facevo per arrivare a Milano mi ascoltavo questi demotape, che poi ovviamente quelli cassati, diciamo, quelli che non passavano la mia attentissima selezione, venivano lanciati nel sedile posteriore in un altro scatolone e poi venivano pacificamente regalati ai miei amici. Tra i vari demo ne arrivarono di molto interessanti, qualcheduno l'ho ancora conservato, e tra i vari demo comunque di gruppi che si muovevano i primi passi al di fuori del loro posto, del loro contesto, uno furono i Massimo Volume, che appunto da Bologna vennero a suonare per la prima volta a Milano, e gli UZEDA di Catania, anche loro, mi arrivò il materiale e non esitai un attimo a farli suonare, ed era la prima volta che UZEDA venivano a suonare a Milano. Poi fecero addirittura un disco per John Peel, per la BBC, insomma, vabbè, gli UZEDA sono gli UZEDA. Questo gruppo che mi viene a chiedere, mi chiede la disponibilità di una serata per potersi esibire, perché insomma dovevano fare una sorta di showcase per delle case discografiche, fondamentalmente. Vogliamo esibirci dal vivo, fare vedere come suoniamo dal vivo, perché ci sono un po' di case discografiche che sono interessate a noi e abbiamo bisogno appunto di una situazione live, e ci piacerebbe che fosse il Bar Tabacchi. Infatti si esibirono di martedì, mentre il Bar Tabacchi faceva concerti prettamente giovedì, venerdì e sabato, una cosa del genere. Questo gruppo appunto erano i Golden Age, forse quelli a cui ti riferivi. Golden Age che poi sarebbero diventati Blue Vertigo. Hanno detto appunto... probabilmente gli era andata bene quel concerto lì, insomma qualcheduno aveva scoperto un gruppo interessante e poco dopo questi Golden Age divennero i Blue Vertigo, è vero, passarono anche loro. A Bar Tabacchi, bene o male la programmazione era legata proprio a dei gruppi, delle band che fossero non necessariamente delle band famose e importanti, ma che si muovessero in un ambiente di underground, magari anche non necessariamente della città, magari anche della periferia, ma che avevano davvero tanta voglia di dire, di raccontare e di fare delle canzoni che comunicassero delle emozioni. Per rendersi conto, una volta arrivati al Bar Tabacchi, cercando di proporci e per poter suonare in questo mitico posto, questo sottoscala sempre gremito di gente, che la situazione musicale era gestita da persone che non arrivavano dalla metropoli, ma arrivavano anch'esse dalla provincia. Bar Tabacchi era in centro a Milano, però era tirato in piedi da gente di provincia, dal sottoscritto saronnese, della Bitter Saronno, della città dell'Amaretto, e il buon Tommy Vescera di Como, che vabbè, capoluogo di provincia, però il provincialismo di Como, semmai avrà modo anche Tommy di esprimervelo. Oh no! Oh no! When I think it's not that, you got one longer. Oh no! Oh no! When I think it's not that, you got me one longer. You are always in my mind, in my soul. You are always one longer. Abbiamo visto i concerti di tutti i gruppi della nostra immaginazione, Siouxsie and the Banshees, Ramones, Litfiba, abbiamo visto 3 o 4 volte, cioè il primo gruppo che, almeno per quanto mi riguarda, non riuscivo a comprendere in italiano, facesse musica di quel tipo. E quindi arrivare a Milano significava essere un pezzettino come quelli lì. L'anno mia che sarà fatto il Bar Tabacchi, infatti poi anche un po' di quotidiani, un po' di giornali scrivevano e recensivano il locale. come un po' la tana del grunge, perché ovviamente alla fine il giornale deve cercare un attimino di creare il fenomeno, no? Anche se in realtà da lì sono passati un po' di tutto, anzi era molto connotato nel giro punk. Di maggio del 93 ero a Bologna come sempre in quel periodo, perché studiavo, pseudo studiavo, dei miei amici e della compagnia di Saronno, molto numerosa in quel periodo, faceva parte anche mia sorella che aveva 2 anni meno di me. Il 29 maggio con degli amici fidati, buoni amici, sono andati a vedere un concerto al Bar Tabacchi. La telefonata che mi avvisava che mia sorella Nicoletta, Alberto, Ulisse e Mileto avevano avuto un incidente all'altezza di Viale Certosa. Dall'incidente è nato qualcosa di super positivo. Avevamo tutti 20 anni o poco più, di conseguenza non ci andava di rimanere in silenzio, tristi, a vedere come potesse essere il funerale, via dicendo. Abbiamo pensato da subito, tutti quanti, di creare un qualche cosa che fosse diverso, di celebrare la vita e la morte con una festa. Allucinata vita di allusivo amore, allenati e stanchi alla confusione, alle giovani menti e menti illuminati, di luci a luci rosse, vividamente sempre mai uguali, confusi, disarmonici, amari, incontestabili, alienati e fatti caricature, il mondo mai che si scomponga, la gente mai che si commuova, a luci rosse, vividamente vivi. Festa che ci permettesse nel corso poi degli anni a seguire di ritrovarci, nonostante si potessero prendere cammini differenti, e così poi è stato per 20 anni. In questi 20 anni Festoria è stata ciò che ha tenuto un gruppo di persone eterogeneo, che aveva preso strade diversissime poi nelle singolarità, uniti. E la felicità di vedere le facce delle persone, i figli che nascevano, che poi crescevano, è sempre in un contesto, quello della Piazza Rossa, che invece rimaneva immutato. I nostri punti di riferimento musicali a livello italiano inevitabilmente facevano parte del Consorzio Suonatori Indipendenti, e perciò, a parte CCCP, CSI e la loro fusione con i Litfiba di Maroccolo, a parte quello c'erano gli Acid Folk Alleanza, gli UZEDA. In quegli anni sono venuti fuori Marlene Kunz, che erano inevitabilmente qualcosa che era molto importante e ci piaceva, e abbiamo suonato, ho avuto la fortuna di suonare con qualcuno di loro, tra cui Mamò e gli Acid Iafa, gli Acid Folk Alleanza. Quando ci siamo ritrovati a fare CSI all'inizio degli anni 90, bene o male ci è venuto spontaneo il fatto di chiedere alla multinazionale che all'epoca ci disse: se voi tutti insieme, ex Litfiba, ex CCCP, fate una storia, sicuramente noi ci interessa, carta bianca, artisticamente fate quello che volete. E visto questa buona predisposizione da parte della Polygram di allora e visto quello che avevamo seminato in qualche modo nel decennio precedente, ci siamo anche posti il problema di dire: vabbè, abbiamo delle piccole, come si dice, dei piccoli vantaggi, godiamo di piccoli privilegi in qualche modo, mettiamoli anche a disposizione di altri, cioè produciamo anche la musica che sta nascendo ora. E da lì abbiamo deciso di fare il consorzio. All'epoca decidemmo il nome del gruppo, Consorzio Suonatori Indipendenti, e contestualmente venne fuori l'idea di fare il Consorzio Produttori Indipendenti e quindi di metterci a disposizione di talenti giovani e anche in qualche modo, senza voler esagerare, anche con l'idea, la presunzione probabilmente di muovere anche cultura, di metterla in circolo, di far conoscere in giro quello che facevano le avanguardie di allora. E da lì a breve si è deciso anche di mantenere una sorta di indipendenza dell'indipendenza, perché il Consorzio Produttori in realtà era una sigla all'interno del quale i dischi del Mulo, ovvero Zamboni e Ferretti, operavano in Emilia con determinati artisti, gli Osmanò, i Disciplinata, eccetera, e la parte toscana, diciamo così, che era gestita da me, che invece si occupava di altri tipi di musica, non so, i Marleni Kunz su tutti, Yo-Yo Mondi, ce ne sono state tante, anche un sacco di artisti stranieri. Nacquero delle etichette molto interessanti che poi produssero dei gruppi che sono rimasti nella storia. Oltre chiaramente al Consorzio dei Produttori Indipendenti, a Catania c'era la Cyclope Record di Francesco Virlinzi. Per la prima volta si vedono delle figure al femminile e non so, artiste come Carmen Consoli o Cristina Donà che salgono su un palco con una chitarra, diciamo, elettroacustica così. Magari in Inghilterra, in America non erano una novità, ma in Italia sicuramente sono una delle novità e sono delle artiste seminali se riguardi in questo contesto. Luciano Ligabue e Valerio Soave invece crearono questa Mescal che produsse due uscite fenomenali intorno alla metà degli anni 90, e cioè Lungo i bordi di Massimo Volume e La Cruz, il disco appunto di Giovanardi. Cioè praticamente questa evoluzione verso il cantautorato, e diciamo che tutta una serie di artisti sono spostati verso una forma di cantautorato. C'è un altro elemento, che anche che il cantautore già dagli anni 90, ma forse anche negli anni 80, non è più il menestrello solitario che sale con la chitarra acustica, robe così, ma diventa una cosa un po' più diciamo complessa. Allora forse più che parlare di cantautori bisogna parlare di bandautori, nel senso che non c'è più il singolo individuo da solo con la chitarra, ma c'è una vera e propria band che lo accompagna. Abbiamo cominciato dicendo: pubblichiamo delle compilation, pubblichiamo Sonic Avventure e diamo la possibilità a questi gruppi di essere ascoltati. Abbiamo pubblicato qualcosa di impubblicabile come un pezzo di Massimo Volume di 9 minuti e mezzo, che discograficamente parlando è una bestemmia, e abbiamo dato la possibilità ad altri gruppi tipo Golfango, Scisma, Toys Orchestra, che poi hanno fatto il disco, Verbena, che erano i primi Verdena, che hanno pubblicato la prima cosa in assoluto con noi, quindi abbiamo dato, insomma, diciamo, a tanti gruppi la possibilità di farsi conoscere, poi ognuno ha continuato per la propria strada. Milano è una città che sei anche un po' furbetto, diciamo, robe così, ti può dare tutto, però in contemporanea ti può anche togliere tutto, no? È un po' come una cartina al tornasole acida e basica, no? Perciò la colonna sonora, l'antidoto vero, queste robe qui non potevano essere che gruppi squisitamente rock. infatti quelle che hanno lasciato una traccia profonda di quegli anni qui a Milano sono stati gli After Hour e Rimo Tribale. Se a Torino la situazione era già un po' diversa, pur essendo non molto distante da Milano, però lì già c'erano i primi flussi migratori che già portavano le loro culture così. E lì non potevano nascere che gruppi come i Mau Mau o i Fratelli di Soledad o i Los Chidezzi, eccetera eccetera. A Roma, dove il conflitto sociale era ancora molto forte, c'era un'estensione fortissima dei centri sociali, c'era ancora la parola che magari qui non si usava più, ma lotta di classe e robe così, cosa venivano fuori? Onda Rossa e Posse e assalti frontali. A Bologna, Emilia Romagna, zone limitrofe, contraddizioni molto forti, insomma, dal tortello alla bandiera rossa, cosa veniva fuori? Modena City Render. Nel sud, nel Salento, in cui c'è una forte cultura tradizionale, locale, eccetera, eccetera, non poteva che uscire su Sound System. Musicali degli anni 90 hanno cominciato, che è stata anche la nostra fortuna tra virgolette, dall'America cominciano ad arrivare i primi Green Day, Offspring, i Bad Religion, quell'ondata di punk che tornava ancora, che era sul pezzo. Vero. E noi da lì abbiamo preso quell'onda che comunque si suonava, smettevi di lavorare, caricavi le macchine perché esatto. Il furgone non c'era ancora, partivi, andavi a Pisa a suonare nel centro sociale. Infatti, ricaricavi la macchina alle 4 del mattino e tornavi indietro, il giorno dopo andavi a lavorare. E quello che viene veramente a mancare, soprattutto nei primi anni 90, che comunque ci ha permesso di andare avanti, come diceva il Cipa, prima caricavi la macchina e andavi nel centro sociale. Una volta riuscivi a fare comunque qui 17-18 regioni, perché ogni regione aveva il suo centro sociale, la gente veniva a vederti, non sapeva neanche che cazzo c'era la sera, era un posto di aggregazione fantastico, la gente veniva. Ma chi suona stasera? Boh, Punkreas. No, ma anche perché i locali facevano la discoteca. Esatto. Hanno cominciato a metà anni 90 comunque il locale che faceva il concerto. Infatti. Perché prima i concerti li vedevi o nei centri sociali oppure poi diventavano quelle cose enormi, alla Trussardi, quelle cose lì. Si era passati dalla Milano da bere alla Milano di Formentini, della Lega, della Tolleranza Zero, quindi era stata fatta un'ordinanza comunale che diceva che i concerti dovevano finire alle 10:30, che non si poteva superare un tot di decibel, che era molto ridicolo. A Milano non veniva a suonare più nessuno. Quindi andavano a suonare al Bloom, mitico Bloom, al Canguro di San Colombano all'Ambro e poi tutti in Emilia Romagna, al Box di Nonantola. Le gite al Bloom di Mezzago a vedere concerti strepitosi, i Nirvana piuttosto che i Green Day, gli Havana Triam di Paul Simonon, mangiando chilometri e nebbia, perché ai tempi c'era la nebbia tutte le sere d'inverno, e poi appunto arriva Bartabacchi. Nirvana non sono stati un colpo di fortuna, sono stati un passaggio di un percorso lungo, perché tutti questi gruppi qui che venivano da Seattle, della scena poi etichettata grunge, sono passati qui perché non li voleva nessuno, i Nirvana non li volevano, cioè capisci? Poi è successo che i Nirvana, ma neanche loro se l'aspettavano, nessuno se l'aspettava, sono diventati i primi in America. Così, ma nessuno se l'aspettava. Bartabacchi chiude a fine stagione del 93, quindi adesso io non ricordo se facemmo gli ultimi concerti a giugno, presumo, adesso non ricordo, e ovviamente le aspettative erano quelle di riaprire a settembre con il botto, per cui ricordo che per esempio due gruppi non erano riusciti a suonare al Bartabacchi ma i contatti erano già pressoché definiti perché si esibissero a settembre, infatti volevamo cominciare col botto, facendo suonare i Casino Royale, che ai tempi avevano anche la sezione fiati, per cui lo spazio era ridottissimo e ce l'avevamo inventati, vabbè, ma semmai la sezione fiati la mettiamo sopra dove c'è la console del DJ che era nell'angolo in alto, e gli altri li mettiamo lì, insomma la posizione la troviamo, piuttosto che il ritmo tribale, insomma saremmo dovuti partire in maniera un po' più, però appunto vuoi problemi di ordine pubblico, vuoi problemi di denunce, insomma la gestione non se la sentì di continuare lì, e ricordo che andammo a cercare delle situazioni alternative, degli spazi per farlo, però non se ne fece nulla e poi finì lì, e rimase lì in quest'alone. Se fosse continuato magari per 2 stagioni ci saremmo fottuti tutta la prima stagione e non saremmo che a farne un documentario, che non sarebbe allo stesso modo magari storico. Si perde nel mondo, cercavo i miei giorni.